Infrastrutture per favorire lo sviluppo economico e promozione del territorio anche attraverso le produzioni cinematografiche. A conclusione della quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, il governatore Marco Marsilio individua i cardini della crescita della regione, tirando le somme della due giorni nella quale economisti, imprenditori, manager e politici si sono confrontati su realtà e prospettive dell'Abruzzo. Beh, ho voluto ricordare che se lo scorso anno uno degli argomenti principali di dibattito e anche di polemica era che qualcuno ci accusava del fatto che non avremmo mai aperto il cantiere per la ferrovia Roma-Pescara e che avessimo perso finanziamenti che a qualcun altro ci aveva invece generosamente elargito, quest'anno apriamo l'Abruzzo e chiudiamo l'Abruzzo Economy Summit con i cantieri sostanzialmente aperti, RFI è sul territorio a incontrare le persone sotto esproprio per definire gli indennizi, i giusti indennizi per questi espropri, la progettazione esecutiva è quasi pronta e tra poco vedremo anche il cantiere, contratto già firmato, finanziamenti ottenuti grazie al governo Meloni. Mi appresto a partire per Bruxelles dove fra 15 giorni circa sono relatore di un parere sulla transizione giusta, nel quale introdurremo per la prima volta un'istituzione europea, reintrodurrà il tema della neutralità tecnologica, cioè non si può andare solo verso l'elettrico, ma si devono utilizzare anche altre soluzioni alternative per fuoriuscire dalla CO2 e dal fossile. Le conseguenze di queste scelte ricadono anche su altri comparti industriali, in particolare automotive e chimica, che non a caso è molto presente in Abruzzo, oltre all'automotive pensiamo alla chimica Bussi,